sweet transvestite. Rotoli di carta igienica lanciati, coriandoli e palloncini colorati, la trasgressione transgender arriva anche a Cremona. Ieri sera, infatti, è stato proiettato al Cinema Filo davanti a 200 persone il The Rocky Horror Picture Show, primo film della storia a tema trans, in un modo del tutto nuovo, a metà tra il cinema e lo spettacolo teatrale. Sul palcoscenico, durante la proiezione, si è esibita la posa in opera company, con balli e azioni che riprendevano quello che accadeva nello schermo. Lo spettacolo è stato messo in piedi dall'organizzazione Antani. Il film è un grandissimo musical, era un'opera teatrale e è un film che parla di questo misterioso Frankenfurter, che è un transilvano transex che arriva sulla terra per conquistare gli umani, e ci sono una serie di personaggi, due in particolare, che si perdono appena vicino al castello, entrano in questo castello e incontreranno delle persone incredibili che fanno delle cose allucinanti. Per me è stato anche un piacere poter coinvolgere i miei giovani performer in questa bellissima iniziativa che è nata dal filo, di fare appunto questo film interattivo, un momento di trasgressione e di evasione, dove davvero non ci sono freni inibitori, ci si può divertire con un sano divertimento, anche perché no, con un briciolo di testa e di coscienza. Questa era la prima volta che comparivano dei travestiti su nel cinema, e quindi insomma è stato un momento davvero eclatante, dove si è parlato di questa trasgressione che poi tocca a tutti. Per noi è stato davvero molto molto piacevole poterlo fare, cercare gli accessori, costruire i costumi il più possibile verosimili, comprare parrucche, travestimenti, tacchi. Abbiamo fatto scuola per poter ballare sui tacchi ai maschietti, perché insomma non è che è di tutti i giorni, e ci siamo davvero divertiti tanto. Ed ecco alcuni frammenti del live di ieri sera, con un pubblico composto per lo più da giovani accompagnati da genitori e nonni.